anche per finire due pezzi spagnoli raccolti da Federico García Lorca, che era un poeta, che era anche lui un grande musicista, e lui ha fatto questi arrangiamenti per voce con il pianoforte, ma un arrangiamento molto semplice. Sono con certi momenti di un'armonia molto interessante che io ho ritenuto in questi arrangiamenti. Ma lui era uno che sempre voleva suonare la chitarra. E lui scriveva che ha scritto una lettera a Manuel de Falla quando lui ha scritto il pezzo che si chiama Il tombo per chitarra. Gli ha detto: veramente mi è piaciuto tantissimo questo pezzo, io ho fatto da tutto per suonare questo pezzo, ma io all'inizio è facile, ma poi le dita si mettono, mescolano con le corde e non viene fuori niente, tutto brutto, il mio suono. È così brutto che mia madre viene vicino, mi prende la chitarra e me la sconde, come si dice in italiano, e lo in qualche posto e non la trovo per vari giorni. Così ha scritto lui Lorca, no? E lui diceva che voleva sempre improvvisare la chitarra, e lui era un grandissimo improvvisatore nel piano. Mio zio, il fratello di mia madre, l'ho conosciuto in Granada. Io se l'ho chiesto, sì, che me lo ha detto direttamente, che Lorca era un grandissimo improvvisatore. Con quello pensato ho fatto questi due arrangiamenti di Las Tres Morillas de Jaime, una delle canzoni, e per finire Los Cuatro Muleros.